Allora voglio ringraziare moltissimo tutti coloro che hanno partecipato a queste iniziative, grazie a tutti gli operatori degli alberghi, degli hotel, dei ristoranti che sono andati a visitare i luoghi di produzione di queste eccellenze. Voglio ringraziare i nostri consorzi, naturalmente ringrazio Mar che ancora una volta ha scommesso e ha creduto nella valorizzazione di queste vere e proprie eccellenze di cui dobbiamo essere molto orgogliosi e naturalmente anche Enoteca. E noi abbiamo ricevuto dai nostri antenati un grande patrimonio, che sono i nostri 44 prodotti DOP IGP, i nostri 30 vini a indicazione e a denominazione d'origine. È un patrimonio che spesso viene descritto come un patrimonio economico, e certamente lo è, perché vale solo in Emilia Romagna, pensate, 3 miliardi e mezzo di euro. E a livello nazionale i prodotti DOP IGP valgono, la DOP economy arriva quasi a 20 miliardi se mettiamo insieme cibo e vino, ma il cibo sfiora gli 8 miliardi, quindi noi ne facciamo circa 3, siamo quasi appunto il 40%. È un grande patrimonio economico, ma è anche un grande patrimonio sociale, perché dietro queste produzioni di eccellenza, che oggi penso assaggeremo anche, come avete visto, ci sono donne, uomini. È un grande patrimonio anche, lo dico sempre, sociale, perché queste produzioni vengono fatte spesso in realtà lontane dai centri urbani principali, nelle realtà di provincia, nelle realtà rurali e nelle realtà di montagna. E quindi la presenza di queste produzioni contrasta lo spopolamento, contrasta l'abbandono di territori a volte non semplici da abitare, ma garantiscono anche l'autenticità, la qualità, perché oltre a essere buoni, queste produzioni sono vere, autentiche. Quello che aspetto che sorprende i cittadini che dal resto del mondo vengono qui e li assaggiano, o quelli che incontriamo quando facciamo le missioni all'estero, è proprio sapere che dietro queste produzioni c'è autenticità, c'è una storia vera, una storia millenaria che si tramanda da generazioni. Oltre al fatto che naturalmente sono buoni, piacciono al gusto, ma sono anche un grande patrimonio culturale. Per esempio, un aspetto che sorprende sempre, no? I cittadini statunitensi, piuttosto che i cittadini dell'Oriente, siamo stati in Giappone a novembre, proprio capire come vengono fatti, perché si aspetta così tanto tempo prima di mettere in commercio questi prodotti. Perché c'è un disciplinare, perché c'è una tradizione, perché si vuole mettere in commercio quando sono davvero buoni.